ringrazio per la loro presenza le autorità, la delegata, la dottoressa Panella, il prefetto ad acta, dottoressa Rolli, della prefettura di Foggia, il signor sindaco Franco Metta, le autorità militari. Quest'oggi noi mettiamo la prima pietra del centro Santa Giuseppina Bachita per l'integrazione dei nostri fratelli immigrati, che è il contrario di ghettizzazione. Noi ci ispiriamo anzitutto al Vangelo. Ero forestiero e mi avete ospitato. Ogni uomo ha una dignità e che c'è un diritto all'emigrazione e all'immigrazione. Noi siamo grati al Signore per questo momento. Sono grato alla Conferenza Episcopale Italiana. Sono grato al Sindaco, all'amministrazione, a quanti nel Consiglio Comunale hanno approvato. Vi ringrazio perché hanno sostenuto questo progetto. E ringrazio anche i volontari, perché questa non è una cattedrale nel deserto. Prima di costruire una cattedrale bisogna costruire un popolo. E qui c'è già un popolo. È il popolo di voi, cari fratelli che venite da vari paesi dell'Africa. E questo non è un progetto che noi facciamo e vogliamo imporre a voi che abitate qui. Non si può realizzare senza di voi. Ma adesso, ecco, il futuro lo costruiamo insieme. Se non riuscite a intravedere un bel futuro, ricordate le lacrime dei vostri genitori quando vi siete salutati, perché loro volevano una vita migliore per voi e questa vita la dobbiamo costruire insieme. Oggi andiamo ad intraprendere una buona opera che al tempo stesso è un'opera buona. Una buona opera perché diamo ai nostri fratelli di Tre Titoli un centro dove poter essere accolti, assistiti. È un'opera buona perché rivela il volto autentico di questa comunità. E eccellenza, dobbiamo dire, questa cosa, di questa prima pietra, cade in un momento da una parte opportuno, dall'altro drammatico. Sentimenti di discriminazione, di contrapposizione, di violenza, creando fra l'altro una contrapposizione che non è della nostra nazione, e lei lo ricordava in riferimento alla Carta Costituzionale. Forte è stata la sinergia fra la guida spirituale di questa comunità e chi indegnamente rappresenta la cittadinanza di Cerignola. Un pensiero di gratitudine vada, oltre che alla parte politica, alla parte tecnica della nostra amministrazione. Noi quando ci occupiamo dei migranti ci occupiamo anche di noi stessi. Serve una seria presa di coscienza su questi temi. Serve uno scatto di reni di questa provincia che si renda conto di quanto sia abietto lo sfruttamento degli esseri umani e di quali costi comporti per l'intera società. Una società che pecca, che ha aspettative nei suoi confronti. Si pensa, no, questo l'abbiamo vissuto. Siamo molto contenti, molto, molto, veramente. Che Dio vi benedica per tutta questa che stiate facendo per noi. Dopo tanti mesi, tanti anni che abbiamo aspettato questa cosa, è arrivata oggi. E ringraziamo il sindaco, il vescovo e la signora che non mi ricordo più il nome, Torina. Grazie veramente. E anche i nostri fratelli che vengono a pregare qui con noi ogni mercoledì. Quindi abbiamo bisogno di voi e vi promettiamo che non vi deluderò.